Capostilia ultraleggero con a bordo una persona precipita poco dopo il decollo, prende fuoco nell'avio superficie del club di volo, nulla da fare per il pilota. È ufficiale, il Veneto sarà zona bianca da lunedì, attesa l'ordinanza regionale. Con i dettagli, vaccinazioni, il 55,7% dei veneti ha già ricevuto la prima dose di vaccino oppure la programmata. Aperta la vaccinazione per gli operatori dei centri estivi, il mondo del turismo a Jesolo, le somministrazioni nel pomeriggio, il primo d'Italia è un bagnino. All'indomani dell'attacco della CGIL da CTV, il consigliere Gasparinetti segnala come in questo momento di caos il vaporetto diretto al salone nautico sia semivuoto, non fruibile ai residenti. È inaccettabile, dice. A 100 giorni dal suo insediamento, il direttore generale dell'USA 3 fa il bilancio di questo periodo difficilissimo, mentre la campagna vaccinale procede a 360 gradi con numerose novità. I segnali di ripartenza sono positivi anche se ci vorrà un anno, la pensa così il noto imprenditore di vino e caffè Giancarlo Aneri. Barattolo culturale, il progetto di educazione civica che coinvolge scuole e librerie del Veneziano. A chi porta una lattina da buttare in libreria viene dato un libro in omaggio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Partiamo, nonostante ci sia stato appunto un incidente gravissimo all'avio superficie di Capostilia, partiamo subito con le dichiarazioni del presidente Zaia. Di fatto il Veneto è in zona bianca e poi è partita proprio oggi la vaccinazione agli operatori turistici. Facciamo il punto. Per la terza settimana con parametri sotto, vistosamente sotto, diciamo, i limiti di guardia per la zona bianca, per cui da lunedì siamo in zona bianca. Ultimo weekend in giallo per il Veneto, la zona bianca ormai è una certezza. Nelle prossime ore il presidente Zaia firmerà una nuova ordinanza che recepirà la norma nazionale e conterrà tutte le novità, dall'abolizione del coprifuoco all'anticipo delle riaperture come le piscine al chiuso. L'altra novità di oggi è il via alla corsia preferenziale per la vaccinazione degli operatori di turismo e centri estivi. Dalle 4 di oggi apriamo 50.000 posti in agenda, ovviamente nelle settimane, ma i primi già questa settimana, fino a domenica saranno 9.000 e 9.000 anche la prossima, e poi a incrementare per gli operatori del mondo del turismo. In più alle 16 di oggi apriamo anche a un target importante, sono 30.000 con più di 16 anni che sono i centri estivi. Ad oggi sono 2.930.000 le dosi di vaccino effettuate in Veneto. Il 55,7% dei veneti comunque ha avuto una dose o è già prenotato per averla. Se volete, non dico una suggestione, ma un obiettivo, noi giro di boa per agosto, io dico a farla grande, metà agosto l'abbiamo fatto con tutti quelli che volevano vaccinarsi. Per l'inizio della scuola, a settembre, assicura Zaia, gli studenti over 12 saranno vaccinati. Altra questione ancora aperta è quella dei vaccini a vettore virale, AstraZeneca e Johnson & Johnson, raccomandati dai 60 anni in su. Avendo un'alta percentuale di over 60 già vaccinati, il Veneto, prosegue Zaia, per ora fa magazzino e non organizzerà open day come invece stanno facendo altre regioni. Non sto dicendo che questi vaccini non vanno bene, che sia chiaro, vanno benissimo. Solo che ad oggi c'è un limite di età. Noi faremo un magazzino, è inevitabile, a meno che non ci sia un pronunciamento da parte dell'autorità che ci dice potete utilizzarlo per tutti senza nessun problema. Di certo questa responsabilità noi non ce la prendiamo, o peggio ancora non vogliamo scaricarlo sulla pelle dei cittadini. Ora a Capostilia con la tragedia dell'ultraleggero di questo primo pomeriggio. Dopo 5 minuti di volo è precipitato, ha preso fuoco, morto il pilota sul colpo. Un autogiro di un pilota altoatesino che a un certo punto è caduto nelle vicinanze dell'avio superficie. Non si sa null'altro. In fase di decollo o di atterraggio? No, dopo il decollo.
Racconta gli attimi concitati vissuti nel pomeriggio Erika Kustachner, titolare con la compagna la campionessa Donatella Rizzi del club Volo di Caposile Papere Vagabonde, molto noto tra gli appassionati. Tra loro l'altoatesino che si era alzato in volo con il suo autogiro da pochi minuti, come riporta anche il collega Nicola Marcato che si trova sul posto. L'aereo è partito da quell'avio superficie, ci troviamo a Caposile. Dopo pochi minuti il pilota ha sorvolato questa zona e ha effettuato dei voli concentrici, poi qualcosa deve essere accaduto, forse un'anomalia al motore, ed è precipitato a pochi metri da qui, in quella zona. Il velivolo era praticamente nuovo, aveva appena 30 ore di volo. Non ho visto un fumo e basta. Fuoco. Lei stava lavorando qui sulle vigne? Sì, no, stavo qua dietro la casa, qui non pensavo a niente, ho visto il fumo, basta. La dinamica del fatto è ancora in fase di ricostruzione, sono circa le 16:15 quando il mezzo precipita prendendo fuoco, ma è la caduta a essere letale per l'uomo. Sul posto l'elicottero del SUEM-118 di Treviso, pompieri e carabinieri di San Donà di Piave, i vigili del fuoco spengono l'incendio in pochi minuti, ma per la persona coinvolta non c'è stato niente da fare. Sotto shock i titolari, con loro si è messo in contatto anche il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna. Torniamo alle vaccinazioni e gli operatori turistici. Il primo oggi ad essere vaccinato è un bagnino che lavora alla Jesolo Mare. Guardate. Lui è il primo dei lavoratori stagionali ad inaugurare la vaccinazione a loro riservata grazie all'apertura degli slot dedicati agli operatori del turismo a partire dalle 12. E già Miguel Pagnin, bagnino che lavora per la Jesolo Mare, si trova con il vaccino fatto alle 17. Una corsa contro il tempo, quella dell'ULS 4, oggi il primo gruppo di 40 persone e dalla prossima settimana si arriverà a coprirne 5.000. Oggi abbiamo vaccinato operatori che provengono dalle diverse aree del litorale, quindi campeggi, alberghi, bagnini, ristorazione, un piccolo gruppo, ma da lunedì diciamo si parte con grandi numeri, saranno diverse migliaia e via via, man mano che si prenoteranno, potranno vaccinarsi. Da qui a fine mese speriamo anche di arrivare quasi alla totalità della popolazione di riferimento. Sono operatori di alberghi, di campeggi, bagnini di salvataggio, provenienti dalle varie località balneari, considerando che l'azienda sanitaria ULS 4 è la più turistica, comprende Bibione, Caorle, Eraclea, Cavallino Tre Porti e Jesolo, dove oggi al Pala Invent si è avviato l'appuntamento vaccinale auspicato da tempo dalle categorie del settore turistico. Credo che con questo passaggio faremo un ulteriore salto in avanti verso anche una, non solo la salute, a tutela della salute dei nostri collaboratori, ma anche e soprattutto degli ospiti che verranno a frequentare le nostre aziende. È un'ulteriore comunicazione in più che va nella direzione giusta, anche che è quella della sicurezza sanitaria. Un passo avanti rivolto al sistema dell'accoglienza estiva. Certamente c'è soddisfazione, anche un pizzico di rammarico, perché auspicavamo partisse molto prima, questo non lo nego. Era importante partire per tempo, soprattutto in termini di comunicazione, così come hanno fatto altri mercati. Nonostante ciò, partiamo da oggi, in tempi brevi sono certo riusciremo ad espletare la vaccinazione del nostro settore e quindi a poter comunicare ancora meglio con la sicurezza di poter fare vacanza presso le nostre località. All'indomani dell'attacco della CTL a CTV, il consigliere Gasparinetti denuncia come il vaporetto diretto al salone nautico sia praticamente semivuoto e non accessibile ai residenti. Sentiamo. Dopo l'ennesima denuncia da parte della CGIL nei confronti della dirigenza ACTV, sulla questione interviene anche il consigliere comunale Gasparinetti con una segnalazione. Ne abbiamo 20 dipendenti ACTV precettati per assicurare un servizio di navetta con il salone nautico che viaggia semivuoto, e ne abbiamo preso conoscenza appostandoci davanti al terminal C. Fra l'altro un servizio di cui non possono usufruire i cittadini perché è riservato esclusivamente a chi è in possesso del biglietto per il salone nautico. Dunque, mentre la CGIL denuncia mancanza di sicurezza a bordo dei vaporetti, corse che seguono ancora l'orario invernale e aggressioni, il vaporetto destinato al salone nautico sarebbe semivuoto. Una linea in perdita, chiaramente in perdita, affidata da CTV, mentre le corse redditizie vengono progressivamente trasferite ad un soggetto privato. A me dispiace soprattutto per l'immagine di Venezia che stiamo dando al mondo, perché il servizio di trasporto pubblico in questi giorni è roba da terzo mondo. Le file, gli assembramenti e anche gli episodi di aggressività scatenata da questi disservizi sono francamente inaccettabili. Per questo
i gruppi consigliari di opposizione hanno depositato una richiesta di consiglio comunale straordinario. L'importante è offrire agli utenti, perché il turista che arriva è utente come noi cittadini, un servizio degno della storia di questa città e non ammassarli su mezzi pubblici in cui si viaggia come nei carri bestiame. Questo non è accettabile. Non prendeteci in giro, abbiamo capito qual è il gioco e ne parleremo presto in Consiglio Comunale straordinario. Anche il presidente Zaia è intervenuto sul caos dei trasporti lanciando un appello. Io penso che sia ragionevole rivedere quelle quote del 50% dei mezzi di trasporto, soprattutto acqueo, dove è insostenibile e l'alternativa non c'è, non c'è che uno c'ha la zattera, c'ha il gommone. Si dia un segnale su questo fronte, perché oggettivamente, penso a Venezia, la riapertura per fortuna della città non è sostenibile con un coefficiente di riempimento del 50% dei vaporetti, per dire, e così per gli autobus. A 100 giorni dal suo insediamento, il direttore generale dell'US3 fa il punto, mentre la campagna vaccinale prosegue a 360 gradi. Noi abbiamo vaccinato la popolazione con tutto l'impegno che si poteva mettere, proprio sapendo qual era il valore di questa iniziativa. La squadra che ha lavorato a questa importante missione è stata una squadra determinata e i risultati che stiamo ottenendo sono dei risultati molto importanti. A circa 100 giorni dal suo insediamento, il direttore dell'US3 Serenissima fa il bilancio dei mesi di intenso lavoro con la campagna vaccinale che prosegue e punta sugli ultra sessantenni. Per noi non è ancora sufficiente, quindi stiamo offrendo il vaccino Johnson & Johnson, che con unica somministrazione porta alla copertura vaccinale, proprio a queste persone, in modo tale che abbiano anche loro la tranquillità di essere immuni e di poter affrontare i prossimi mesi in maniera tranquilla. Tornano anche il camper vaccinale e il vaporetto. L'idea è quella di essere in mezzo al mercato di Hotel San Leonardo, qui nel cuore del Canareggio, e per poter offrire il vaccino Johnson. Novità anche in vista della stagione estiva. Abbiamo predisposto 4.800 slot vaccinali per i giovani, comunque per il personale che lavora nei centri estivi. Sono già disponibili dal lunedì 7 e per una settimana, perché bisogna essere rapidi, proprio perché i centri estivi aprono subito. Per quanto riguarda il comparto del turismo, invece vengono aperti intanto i primi 1.550 slot vaccinali per coloro che diciamo, hanno un contratto, insomma lavorano nel contesto del turismo e possono prenotarsi dalle 16 di oggi. Dalla prossima settimana inoltre anche le farmacie entreranno in campo. I segnali di ripartenza sono positivi, ma ci vorrà almeno un anno. Abbiamo intervistato il noto imprenditore del vino e del caffè Giancarlo Aneri. Dovete avere coraggio, dovete rimettervi in gioco sapendo che se prima della crisi avevate già un ruolo, lo recupererete al 100%. Il veronese Giancarlo Aneri, noto per i suoi vini e il suo caffè, lancia un messaggio al mondo dell'imprenditoria messo in ginocchio dal Covid. Io vedo dei segnali molto positivi e nell'ambito del mio mondo, che è il mondo del vino e il mondo del caffè, io trovo quell'entusiasmo che c'era negli anni della ripartenza dell'Italia, anche negli anni passati lontani. E questo mi dà la sicurezza, che vale per le mie aziende, ma che vale per l'economia italiana, che non ci fermeremo più, non ci potrà fermare il virus, ci potrà fermare solo la stanchezza dopo aver ottenuto grandissimi risultati. La ripartenza, dice Aneri, si sta toccando con mano. È arrivato un ordine di un container dagli Stati Uniti e mancava un ordine dagli Stati Uniti da settembre dell'anno scorso. Lo stesso giorno è arrivato un ordine dalla Francia, è arrivato un ordine dall'Inghilterra, è arrivato un ordine dal Giappone. Adesso tutti noi imprenditori dobbiamo ripensare al mondo del lavoro con uno spirito e con una disponibilità diversa. La ripartenza però non sarà immediata. Ci vorrà un anno. Io ho previsto che da settembre si comincerà a ragionare
come si faceva una volta con gli appuntamenti, ma poi, dall'inizio del prossimo anno cercheremo di non pensare più al momento buio e di pensare invece a un sole che risplenda non solo per l'Italia, per tutti i paesi dove c'è la voglia di fare delle cose serie. Ripartenza anche per gli hotel veneziani che lanciano una campagna a favore della vaccinazione e non sono escluse prese di posizione anche molto forti. Trovare un modello condiviso di organizzazione del lavoro ed eventualmente anche di fare delle scelte forti, come quella di dire non ti vuoi vaccinare, forse è il caso che fin tanto che non finisce questa emergenza, per un periodo di tempo che non possiamo definire oggi, magari stai a casa e verrai sostituito da un altro collaboratore. Non escludere misure forti, il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto, verso i lavoratori negli alberghi e strutture ricettive della città, che pur avendo nei requisiti preferiscono non vaccinarsi. Subito però vengono chiariti i motivi di questa netta presa di posizione. Una misura che comprendiamo essere forte non vuole mettere in discussione il posto di lavoro e la professionalità delle persone, ma solo aiutare il settore perché tutti quanti insieme si possa vincere e quindi ritornare ad essere la meta turistica preferita a livello mondiale. Gli hotel di Venezia vogliono proporsi con il marchio Covid Free. Per questo l'associazione si prepara a dialogare con le organizzazioni sindacali per favorire la totale vaccinazione dei lavoratori delle strutture alberghiere. Inizia la fase in cui possono tutti gli operatori del turismo sono considerati come fascia prioritaria per la misura anti-Covid. Quindi possiamo vaccinare anche tutti quelli che sono i collaboratori all'interno delle strutture alberghiere. E dobbiamo per forza riuscire a sfruttare questa fase dove stanno tornando i turisti, si sta rimuovendo abbastanza bene il settore, non siamo ancora a una fase di sicurezza dal punto di vista delle prenotazioni perché siamo ancora con circa il 60% delle strutture ancora chiuse. Però iniziano ad arrivare i turisti. Cronaca, la polizia ha sgominato una banda pugliese responsabile di furti di prodotti ittici e vitivinicoli in ditte del Veneto orientale del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo criminoso, composto da 5 uomini, proveniva dalla zona di Cerignola. Partivano viaggiando con camion e autovetture. Dopo aver individuato i depositi di pesce e vino da depredare, provvedevano a sottrarre la merce che veniva poi rivenduta in Puglia. Dopo un anno di indagini, per i 5 autori dei reati sono scattate le manette. Se porto un barattolo o una lattina da differenziare in libreria, ricevo un libro scritto e disegnato da me, una grande lezione di educazione civica. Sentiamo. Un barattolo, una lattina, una bottiglia di plastica vuota deposti nel cestino della libreria. Si trasformano in libri. In che modo? Con un baratto, nient'altro che uno scambio di cultura e senso civico. Chi porta in una libreria una lattina e una bottiglia di plastica riceverà in regalo, in omaggio, un libricino, uno dei 10 della collana. Sono libricini particolari perché nascono dalla creatività dei bambini, delle superiori, delle medie, delle elementari e c'è anche qualcosa delle scuole materne. Il tutto per intercettare le voci dei più piccoli e avvicinarli alla lettura e all'educazione civica. Sono già venuti contenti di vedere i disegni, insomma, di poter fare questo scambio. Sia un modo invece per lasciare loro voce, per lasciare loro modo di esprimersi e questo può essere un primo passo per poi, insomma, costruire anche altre cose assieme. Fumetti, disegni e racconti sul tema dell'ambiente e del rispetto verso il prossimo. Abbiamo deciso di concentrarci su alcuni aspetti dell'educazione civica in particolare, quindi nella mia classe un po' sull'educazione stradale, sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto degli altri, l'amicizia, e ne sono nati dei racconti, delle riflessioni, delle letture e anche dei riassunti su letture di autori importanti. L'iniziativa, che al momento coinvolge 5 librerie sul territorio, Aimat, il libro con gli stivali, il Punto Einaudi, la Toletta e la Goldoni, procederà anche per il prossimo anno scolastico, contando nell'adesione di altre scuole, librerie e partner. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora l'informazione che arriva dal territorio trevigiano. Arrivederci.
Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano che in questi giorni ha portato un'ondata di caldo nel weekend si indebolisce. L'estate fa un passo indietro e tornano così piogge e rovesci. Vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 5 giugno. Sul Veneto vediamo, avremo un ampio soleggiamento, anche se a tratti il cielo tenderà a coprirsi localmente anche con molte nubi. Nel corso del pomeriggio qualche temporale sulle zone montane e pedemontane. Entro sera saranno possibili degli acquazzoni anche sulle pianure circostanti. Le temperature poi subiranno contenute variazioni di carattere locale, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, tanto sole inizialmente, ma anche in questo caso a seguire avremo piogge sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, vedete, alternate a momenti un po' più asciutti. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.